Checco.it, ogni volta che arriva il film di Checco Zalone parte il pistolotto sul Checco cambia la storia di questa maschera. Sì, è una maschera, le maschere sono armature pesanti, la maschera non cambia nome da film a film, la maschera è così impermeabile, quasi invincibile, che la puoi inserire in contesti climaticamente diversi, genericamente nel senso di cinema di genere diversi, e Totò e Cleopatra e Fracchia contro Dracula, la seconda grande maschera inventata da Paolo Villaggio dopo Ugo Fantozzi, e Totò al Giro d'Italia, e Checco Zalone che non cambia mai nome, quindi non è una commedia di costume, non è una commedia sentimentale, non è una commedia di situazione, è la maschera. La maschera non cambia mai nome, di film in film, come Totò, come Fracchia, come Fantozzi, come Checco Zalone. Ma è cambiato, non è cambiato il nome, ma è cambiata l'identità, la tipologia della maschera, se è cambiata. Nel 2009 arrivò Cadendo dalle Nubi, mi fece orrore quel film, un film che io detesto, perché Checco Zalone lì era omofobo, razzista, maschilista, volgare, vinceva, era protetto dal film, aveva addirittura un interesse sentimentale lui, che era uno sgorbio fisicamente, somigliava al fratello sgorbio di Arnold Vosloo della Mummia di Steven Sommers, e aveva pure amico un prete, ed era questo mostro veramente abbastanza schifoso che insultava i gay dalla prima all'ultima inquadratura, che andava a fare un concorso canoro e lo vinceva, e insultava dopo aver vinto il concorso canoro chi non aveva vinto, cioè insultava i perdenti che stavano lì, che non è che stavano protestando, stavano facendo delle cose sgradevoli, no, stavano lì fermi, perdenti, e lui andava lì, gli dava la spinta, li mandava via. Faceva schifo che con Zalone, e conquistava il cuore di Giulia Michelini, che arrivava ansimante con la lingua di fuori alla stazione di Milano e gli diceva che lo voleva baciare, che era innamorata di lui. Questa è una cosa profondamente immorale per me, che so cresciuto con John Landis, che non solo tagliò Jack ed Elwood al montaggio dei Blues Brothers, quella scena in cui davano fuoco a un distributore di benzina accidentalmente, ma se ne andavano via incuranti, e Landis capì che se avesse inserito quel momento dentro i Blues Brothers noi non avremmo amato Jack ed Elwood, non saremmo stati vicino a loro durante all'inizio del grande inseguimento che li avrebbe portati a Chicago per andare in prigione per pagare le tasse. Si parla di tasse molto anche fra poco in Tolo Tolo di Checco Zalone, per pagare le tasse per salvare l'orfano d'oro in cui erano cresciuti. Landis, che è sempre stato un comicone però con idee politiche molto precise, vabbè, è Cadendo dalle Nubi, io proprio ero sconvolto in negativo. Il film andò bene, e come se loro poi si fossero un po' spaventati, perché è chiaro che era emerso questo mostro schifoso, che poi sarebbe stato accompagnato anche da Cettola Qualunque nel 2011, da Ruggero De Ceglie nel 2011 e da uno dei due maschi, quello Scopare di Italiano Medio, di Maccio Capatonda, nel 2015. Nasceva questo nuovo mostro, questo maschio etero, razzista, omofobo, totalmente vincente, con il mondo femminile pronto a far l'amore con lui. Una cosa agghiacciante. Agghiacciante. Queste maschere mi facevano orrore, capivo perché erano nate, capivo a chi erano ispirate. Era effettivamente il prodotto di un certo tipo di clima politico e di imposizione di un certo tipo di mascolinità che aveva portato tante cose brutte, no, nel mio paese, negli ultimi 20 anni. Ok, allora, però Checco Zalone col già secondo film, che bella giornata, le mie indignazioni da sinistrozzo schifoso cominciano un po' a essere messe in discussione. Perché? Perché in Che bella giornata Checco intanto non andava in buca, bravi, prima regola grande, non andava in buca, c'era una bellissima nordafricana che lo manipolava, lo seduceva, gliela faceva annusa, era collegata al terrorismo internazionale, era cattiva, e Checco non gliela dava. Checco era innamorata di un altro uomo che era più bello di quello sgorbio schifoso, e Checco entrava dentro una dinamica più Clouseau, cioè aveva un capo, lui voleva fare il carabiniere, non voleva fare il cantante in quel film, voleva fare il carabiniere, voleva sventare anche il terrorismo internazionale, c'aveva questi che lo prendevano per il culo perché era idiota, ma c'era uno che subiva la sua idiozia, però invincibile, come Dreyfus di Herbert Lom nel ciclo della Pantera Rosa. C'era un Evaro Marescotti, capo dei carabinieri, più intelligente, più colto, ma veniva proprio frustrato continuamente, come accadeva ad Herbert Lom con Peter Sellers, perché Checco, nonostante la sua idiozia totale come Clouseau, andava avanti e vinceva a livello lavorativo, professionale, laddove però poi appunto almeno a livello sentimentale lo avevano messo
in una posizione di perdente. Poi c'era, conoscevamo il papà di Checco, che era un grandissimo Rocco Papaleo, bello cattivo, anche molto sexy. In quel film c'erano le cozze, c'era la gente che andava in bagno, c'era Caparezza in cameo, c'erano 52 milioni, 43 milioni di euro al botteghino ad aspettare, e già nel 2011, Che bella giornata, era cambiato. Quel maschio schifoso, repellente, che vinceva, era cambiato, era molto cambiato, ma pochi se ne accorsero. Soprattutto non se ne accorse già Renato Brunetta, che fece un endorsement devastante su Zalone. Che era preciso per Cavo dalle Nubi, che disse Brunetta alla fine del 2013, esprime in pieno la filosofia positiva, generosa, anticomunista, moderata, serena di Berlusconi e di Forza Italia. Aveva ragione Renato Brunetta, ma era più collegato a Cavo dalle Nubi, perché si era dimenticato che Bella giornata non l'aveva visto bene, e soprattutto non aveva visto alla fine del 2013 Sole a Catinelle, dove Checco cambiava ancora di più, chiedeva scusa addirittura al femminile, chiedeva scusa alla moglie. Incredibile, Brunetta Dostavi si lanciava in un musical, chiedeva scusa alla moglie e cercava di avere a che fare col figlio e ancora io mi resi conto di quanto Luca Medici e Gennaro Nunziante si fossero spaventati per Cavo dalle Nubi, perché la maschera si stava normalizzando sempre di più e il film era molto divertente. Io lo trovai molto molto divertente, addirittura Checco, se l'avesse saputo Brunetta, si travestiva da sindacalista comunista e andava a chiedere scusa alla moglie, e quindi Checco cambiava, la maschera di Checco Zalone stava continuando a cambiare. Poi con 52 milioni di euro al botteghino e Ale, niente amore extraconiugale, non cambiava le mogli scorsesianamente parlando, faceva fatica col figlio e chiedeva scusa alla moglie. E laddove il sindacalista era un rivale, perché appunto veniva da Cavo dalle Nubi, Checco diventava addirittura sindacalista, pensa un po', con grande sofferenza, e lì devo dire che cominciavo veramente molto a divertirmi, perché era messo in crisi quel mostro schifoso di Cavo dalle Nubi, dove in Cavo dalle Nubi invece vinceva tutto. In Quo Vado del 2016, punto interrogativo, Checco Mondo, Checco Africa, molto prima di Tolo Tolo, Checco andava in Africa. Poi veniva messo in difficoltà nel nord Europa, con la civiltà del nord Europa, era sempre un italiano omofobo, abbastanza schifoso, abbastanza razzista, però un idiota, però più capace di cambiare, più capace di migliorarsi, molto diverso da Cavo dalle Nubi, ripetiamo, e c'era Lino Banfi che gli diceva importante il posto fisso, c'era un'idea molto divertente in scrittura, molto divertente sul posto fisso. Qua torniamo a Fantozzi, vedete le maschere, che bello che è nel passare del tempo, i millennial, la generazione, come si chiama, Z, i nativi digitali, ora guardo, quando vedono Fantozzi lo invidiano. Anche noi precari, anche noi smetto quando voglio, forse lo invidiamo. Che bello, prima era il Travet, quando c'erano ancora le istituzioni, quando c'era ancora un paese, quando c'era ancora un rispetto nei confronti dell'istituzione, la burocrazia quasi declinata in chiave dantesca, no? Paradisiaco, infernale, il mega direttore, benissimo, quello era il mondo stupendo da cui veniva Fantozzi, quell'idea che se il mondo non è totalmente in crisi, io sono uno sfigato se sono un impiegato, ma se il mondo poi è totalmente in crisi, se io sono uno sfigato impiegato, sono comunque un vincente. Ecco che i millennial, la generazione Z, vi sto parlando dall'Italia, non la meglio gioventù, quelli ovviamente no, anzi si indignano quando vedono questi che invidiano Fantozzi, si dovrebbero rendere conto per l'ennesima volta che sono stati molto fortunati come generazione, perché delle generazioni che non hanno più avuto il lavoro fisso, delle generazioni che non hanno più potuto anche avere dei rapporti sessuali sentimentali come quelle del passato perché non avevano un lavoro fisso, hanno cominciato a vedere Ugo Fantozzi come un mito, lo invidiano, aveva un figlio anche se era brutto, aveva una moglie anche se era pina, aveva un lavoro anche se era quello che era appunto una merdaccia, ma voglio essere una merdaccia, perché ora in questa Italia di oggi non sono più nemmeno una merdaccia. Fantastico, vedete che bello che è, come cambiano le cose. E con Quo Vado lui faceva il discorso sul posto fisso, geniale, devo avere il posto fisso, Lino Banfi era un suo parente, devi avere il posto fisso. E poi c'era una grande villain interpretata alla grande da Sonia Bergamasco, che era una dirigente ministeriale, donna di potere, in conflitto atavico con quel maschietto schifoso maschilista di Cavo dalle Nubi, e quindi era bellissimo come
c'era anche questo scontro. Però poi, appunto, andatevela a recuperare Covato, perché è veramente il suo migliore, secondo me. Non c'era una gag che era sbagliata. E c'era questo suo vagare anche nell'Africa. Arrivava, mi piaceva molto anche come era montato Covato. Arrivava in Africa, Checco, e raccontava una tribù, sta storia d'amore. C'era l'amore, ma non c'era l'amore schifoso con Giulia Michelini. Ma no, schifoso. Cioè che... totalmente illogico e immorale, perché c'è una moralità nella commedia, c'è una moralità. Se tu hai quel corpo, se tu hai quel fisico, non sei John Cusack, non sei Massimo Troisi, non sei appunto comico trombante, comico non trombante, le vecchie teorie di Benvenuti De Bernardi, tu con quella faccia da Arnold Vuslo, da fratello sgorbio di Arnold Vuslo, della mummia di Steven Sommers, non puoi avere una donna bella, splendida e come Giulia Michelini. Io, oppure se la devi avere, devi fare qualcosa di bello in un film, non essere schifoso e repellente come eri in Caduto dalle nubi. Ma Quo Vado, Checco cambia, Brunetta non se n'era accorto, non è più l'ideologia berlusconiana, è quasi ormai è un compagno e voilà, e continua a essere sempre un po' Clouseau, cioè la linea Clouseau è interessante, allora interessa. Il film fa solamente 65 milioni di euro al botteghino, ecco che nasce lo Zalone, che adesso è veramente anche un po' teso perché vuole superare quello. Oh, Tolo Tolo non mi è piaciuto, perché intanto mi stava esaltando l'idea che ci fosse Paolo Virzì in sceneggiatura, perché un grande della commedia popolare, mi piaceva che incontrasse la maschera. Io volevo che Virzì lo dirigesse questo film, perché lì avrebbe fatto come Monicelli quando faceva Totò da ragazzino. Lì mi avrebbe molto interessato come Virzì si sarebbe posto nei confronti della maschera, laddove per esempio non mi è piaciuto Antonio Albanese come ha riproposto Qualunque mente quest'anno. L'ha riproposto stancamente, noiosamente, pigramente Qualunque mente. Anche perché là è psicologicamente interessante, perché Albanese è anche un eroe di commedie sentimentali belle con Paolo Cortellesi, quindi ha preso una maschera, quella maschera del 2011, l'ha riproposta quest'anno nel 2019. Invece lui, vedete, un percorso c'è, cioè dal 2009, 10 anni, adesso che cos'è Checco in Tolo Tolo? È un italiano idiota, come sempre, distrutto dalla sua idiozia del sogno, un imprenditore fallito che va appunto inseguito dal fisco, quindi continua, parla di tasse in continuazione in questo film, parla di agenzia delle entrate, parla di fisco, va in Africa... Voi direte, come sta la sua identità sessuale, come sta la sua identità morale? Ma guardate, è un idiota. È un idiota che pensa a se stesso mentre in un villaggio africano c'è la guerra civile. Ma questo è divertente, questo funziona abbastanza come gag. Quello che non mi è piaciuto nel film è, vabbè, l'avevo già visto in Africa, meglio, in Covato. Ha degli attacchi di mussolinismo, a un certo punto, che non c'entrano niente, sono scritti male, sono attaccati male al personaggio del povero Checco di questo film. Ogni tanto c'ha sti rigurgiti, questi attacchi fascisti, cioè proprio si sente Mussolini con la voce, lui cambia postura e noi non capiamo, perché se tu non mi crei in sceneggiatura un collegamento con un'infanzia del personaggio, un parente, un nonno fascista, non ti spieghi proprio perché arrivino queste cose, perché l'abbiamo visto, era un imprenditore un po' scemetto che finisce in Africa, comincia a girare, intanto è circondato da gente che se ama ma non ama lui, bellissimi corpi di donne che non desiderano lui, meno male, a differenza di Giulia Michelini in Caduto dalle nubi, ma desiderano altre persone, come già la splendida nordafricana di terrorista di Che bella giornata, e voilà. E il film è molto meno divertente, purtroppo, rispetto agli ultimi. Ormai si è normalizzato, c'è un cameo di Nichi Vendola, Renato Brunetta, è meglio che non lo vai a vedere sto film, se no proprio pensi ma che gli è successo a Checco, è diventato proprio sinistrorzo. C'è un cameo di Nichi Vendola, c'è l'idea proprio, Gennaro Nunziante è andato a fare un buon film generazionale di Rovazzi, Il vegetale, molto interessante. Luca Medici è diventato regista, io avrei preferito Virzì alla regia, mi sarebbe più piaciuta questa cosa. Com'è Luca alla regia? Ma ci mancherebbe, ce la mette tutta. E c'è Dudu come il cane di Berlusconi, c'è un po' l'idea di una maschera che è meno definita in questo momento, è diventato praticamente compagno. A me mi fanno morire quelli che incontro che mi dicono a me mi piaceva il primo film di Checco Zalone, e vorrei vedere, guardate in faccia, infatti fai schifo, vorrei vedere che ti piaceva il primo Checco, ma Checco è cambiato e adesso è un compagnone, è sempre un po' scemo, ringrazia Haftar, però c'è la Libia ma non c'è questo grazie Haftar,
ma è anche quello un po' deboluccio. E che dire, c'è tantissima la 7, quindi c'è Libia, ma c'è soprattutto Cairo. Vabbè, questa è una battuta facile. C'è tantissima la 7, viene inquadrato Mentana, Giletti, vabbè, c'è una marea della 7. E Checco, Mentana, Giletti, e Checco va in giro e dall'Africa voi direte: ah, ma allora c'è il tema della migrazione. Sì, ma Figaro e Picone l'hanno fatto molto meglio nel primo Natale. Ci sono dei punti di contatto forti con il tema del mare, del migrante e di questo che potrebbe essere confuso con loro, ma già lo fece Vincenzo Marra con Tornare a casa, che fu un film meraviglioso. E quindi possiamo diventare noi migranti, possiamo diventare noi africani. Checco diventerà un migrante, verrà confuso, verrà scambiato, avrà difficoltà, tornerà. È il film, secondo me, meno forte, meno, si vede che non c'è Nunziante, si vede che lui da solo forse il materiale non l'ha padroneggiato bene. Destra-sinistra, questi momenti mussoliniani che lui fa probabilmente per ricordare, no, il primo Checco Zalone di Cato dalle Nubi, non si attaccano bene a questo nuovo Checco Zalone, e quindi per me è un film nettamente inferiore rispetto a Covado. Ma speriamo che faccia un sacco di soldi sto Checco. E il cameo di Nicky Vendola com'è? Molto carino, molto divertente, molto, molto auto presa in giro. E piacerà Renato Brunetta sto film? Non lo sappiamo, non sappiamo se ancora è vicino alla filosofia positiva, generosa, anticomunista, moderata, serena di Berlusconi, di Forza Italia, non lo sappiamo più. No, siamo convinti di no, era il 2013 quando Brunetta fece l'endorsement. Adesso, eccolo qua. È un po', non mi piace nemmeno questa sua passione per la cosmesi, per l'eleganza, vedete che qua va in giro un po' gaga, in mezzo all'Africa, anche quello non funziona tanto bene come comicità, insomma è molto meno divertente rispetto a Quo Vado, secondo me, secondo i miei orribili gusti comici. Ma ormai è un eroe nazionale, Checco, è diventato pure compagnone, vediamo se Tolo Tolo riuscirà a superare i 65 milioni di euro, secondo me no. Dell'ottimo Quo Vado, punto interrogativo. Ci sono personaggi forti, oltre che attori che vengono fuori, come Sonia Bergamasco, che era stupenda in Quo Vado, anche il grande Rocco Papaleo, papà di Checco, in Che bella giornata, Lino Banfi, no, non ci sono, tranne una idea interessante e un po' acida che viene fatta su un personaggio chiaramente ispirato a qualche nuovo politico Movimento 5 Stelle e vicino, interpretato da Gianni D'Addario, che è Gramegna, questo piccolo italiano che cambia molto, cambia pure più di Checco. Pensate un po', abbiamo parlato di Checco cambia in questa breve video recensione, cambia molto anche Gramegna, che è questo qua che un po' lecca il culo a Checco all'inizio del film e poi avrà una parabola, un'ascesi vertiginosa, un po' come questi politici di oggi, che uno dice: oh, vendevi le lattine di Coca-Cola allo Stadio San Paolo, facevi il bibitaro e poi sei diventato ministro degli esteri. Ecco, c'è un po' questa linea ed è interessante il lavoro che fa con Gianni D'Addario, è la cosa che mi è piaciuta di più del film. Il resto l'ho trovato un Checco che continua a cambiare, ma che un po' si è ammosciato. Ciao Bettaste, subscribe, Checco cambia, be bad, buon anno e baci, ciao!